Ci è venuto a trovare Sergio Portaro, il CT della nazionale italiana di Kick Light, cadetti e junior. Un impegno importante soprattutto per lei, mister, che deve reclutare i giovani talenti, i nuovi talenti, quelli che poi saranno il futuro della nostra nazionale e del nostro movimento. Sì, i nostri talenti sono in età evolutiva e quindi anche in evoluzione fisica, morfologica e psichica, quindi bisogna tutelarli e trattarli al meglio. Da una gara all'altra i ragazzi possono prendere anche morfologicamente del peso muscolare e quindi sono in crescita continua, non solo fisica ma soprattutto tecnica. Quindi bisogna tener conto alla fine della stagione chi arriverà al meglio e quindi si faranno anche dei test a Taranto durante lo stage nazionale, dove appunto verificheremo gli atleti più in forma e coloro che andranno poi a fare l'Europeo. La cosa importante da ricordare è che nelle ultime tre edizioni l'Italia nella Kick Light, soprattutto cadetti e junior, si è classificata prima al mondo e in Europa. Quindi abbiamo tutto da difendere. Soprattutto quando facciamo gli incontri, vengono i russi a fare le riprese, i bulgari, siamo, diciamo, la nazionale da copiare in questo momento. Lei che è un CT campione del mondo avrà a che fare anche con i genitori, con le famiglie. Allora, il rapporto con le famiglie è ottimo, anche perché loro ci danno il loro bene più prezioso, che sono i propri figli. Essendo padre, capisco bene e cerco di tutelare al meglio i ragazzi. Infatti, al primo posto dico sempre vengono i ragazzi e poi tutto il resto. E ricordiamoci che è uno sport e quindi va inteso come sport, anche se è uno sport da combattimento, e i ragazzi devono divertirsi e farlo al meglio, quindi tutelando al meglio le loro riserve. Quanto conta invece il profitto scolastico per quel che riguarda la nazionale e per quel che riguarda anche i risultati di allenamento? Noi guardiamo molto spesso questo aspetto, anche confrontandoci con le famiglie, con i genitori, appunto chiedendo a loro se il profitto scolastico procede bene e facciamo leva su questo, dicendo che se eventualmente il profitto non è al meglio, li allontaniamo dagli allenamenti. Questa è la nostra, diciamo, arma migliore. Loro, siccome tengono parecchio a questa disciplina, allora si impegnano di più nello studio e mi è capitato con alcuni allievi diretti di 13-14 anni che appunto bloccandogli la venuta in palestra sono migliorati nello studio.